Un metodo di lavoro ben definito, in grado di portare alla soluzione dei diversi problemi che vive il mondo dell'automotive in Abruzzo. Daniele Damario, assessore allo sviluppo economico, ha tracciato le linee di intervento in apertura della seconda riunione del tavolo regionale dell'automotive. Il 55% dell'export abruzzese nel mondo è rappresentato dall'automotive. Diciamo che per l'automotive è un momento delicato, nel senso che il discorso della transizione ecologica sicuramente comporterà un costo sociale. Fortunatamente in Abruzzo non si producono oggi i pezzi che riguardano questa transizione ecologica verso il motore elettrico. Da questo punto di vista siamo fortunati. Devo dire che poi ieri c'è stato un importante incontro al Ministero con il Ministro Giorgetti, il Ministro del Lavoro Orlando, dove Stellantis ha ribadito la centralità dell'Abruzzo per quanto riguarda la produzione dei veicoli di trasporto leggeri e quindi in particolare di Sevel. Questo sicuramente è un dato importantissimo che chiarisce un po' le idee su quello che sarà il futuro dell'automotive in Abruzzo, dopo qualche momento in cui si era temuto per la Polonia, per lo stabilimento gemello che sta nascendo in Polonia, però devo dire che ieri abbiamo avuto rassicurazioni e soprattutto ci sono dati che confermano che il mercato del veicolo leggero, diciamo, da trasporto è un mercato in netta espansione.